Ciao a tutti amici youtuber, qui è il vostro grandissimo Crumbigore che vi parla. E oggi andremo avanti con la nostra fantastica avventura su Empire Total War. Oggi proseguiamo la nostra avventura con l'Impero Ottomano. Se non lasciate l'episodio precedente che mi dovevo vendicare dei persiani e devo distruggere i veneziani. Veneziani per il torto del primo capitolo che mi hanno conquistato Atene e ho giurato di distruggerli. E la promessa, tra non molto, la manterrò. Però prima riorganizziamo un po' le truppe. Non possiamo andare molto in là con solo queste truppe. Quindi facciamo chiamare la raccolta anche le unità di cavalleria. Comunque la cavalleria fa sempre comodo. Anche tu. Intanto reclutiamo un giannizzero corpo a corpo, mentre a Monaco non facciamo nulla, anzi aspettiamo di accumulare altre risorse e riorganizziamo l'esercito. Non prevedo altre espansioni su da Monaco, quindi non prevedo altre conquiste della conquista della Germania. Ho preso Monaco perché non rifiutavano qualunque tipo di trattativo, volevano un territorio e allora ho deciso di distruggerli, ma anche perché per appropriarmi della loro università classica. Cosa molto utile per lo sviluppo delle tecnologie. Infatti, Corburgo gli sto facendo fare questa, le tattiche europee. Mentre a Graz gli faccio fare questo, fuoco di fila. Molto utile per il mio esercito. Ok, ci vorrà un po' di turni per sviluppare quelle tecnologie. Intanto qui il mio esercito si sta organizzando. E anzi, come prima cosa andiamo a conquistare Udine. Ok, abbiamo preso Udine. Ovviamente non sarà mai sotto il mio controllo perché comunque è sempre una città veneziana. Però l'ho danneggiata. Adesso rimarremo un po' a Udine fino a che non ci riorganizzeremo e così possiamo, per poter marciare dritti dritti verso Venezia. L'esercito veneziano ovviamente a fente di linea è sempre superiore alla mia, però probabilmente, almeno spero che l'esperienza dia un piccolo vantaggio. Ok, intanto in Oriente sto piano piano reclutando delle nuove armate. Iniziamo con la cavalleria. Ne do una a lui e poi do questa, anzi l'altra invece no, vero, lui voleva niente. Allora questa qui la chiamiamo i, no, non i genni, vediamo solo genni zeri di Total War. Ci sta, bene. Poi questo qui non voleva se non ricordo male. Vabbè, massimo Shogun Take, te dimmi bene qual è la nullità e io la cambio. Mentre quest'altra mettiamo così. E poi amici, so voi scegliere cosa volete. Vabbè, non invio queste truppe, questo qui ne congiungo con quest'altro esercito. Ecco fatto, così ho congiunto un'armata e questa armata sarà utile per attaccare i persiani, attaccando da Tbilisi per poi andare verso Ardabil, quindi dalla Georgia in Azerbaijan. Oh, direi di passare il turno.
Vediamo un po' le mosse nemiche. I nemici al momento soltanto i veneziani. Vediamo un po' cosa fanno. Non sembra che stiano agendo. Ok, hanno andato l'esercito ad attaccare le mie truppe. Vediamo un po'. Lo potremmo anche combattere. O ci ritiriamo? Sentite amici, noi proviamo a combattere, quindi ci vediamo sul campo di battaglia. Perché il rischio è questo: se mi ritiro avrò ancora l'esercito e le truppe che difendono Venezia. Se invece combatto e vinco, potrei danneggiare gravemente l'esercito nemico e conquistare molto più facilmente Venezia. Quindi combattiamola, rischiamo. Eccoci qui sul campo di battaglia di dalle porte di Udine, quindi questa sarà la battaglia di Udine, dove l'esercito veneziano che difende Venezia cercherà di cacciare un'armata veneziana, un'armata ottomana, la quale marcia proprio verso Venezia. I veneziani sanno che se perdono la loro capitale, la loro città rimarrebbe completamente indifesa, mentre se riuscissero a vincere potrebbero addirittura, oltre a salvare Venezia, anche provare a marciare verso Vienna. Ok, dopo questa specie di presentazione della battaglia schieriamo meglio le mie truppe. Ok, così. Poi distribuiamo un po' il mio esercito per la conformazione del terreno. Beh, perché non riesco? Ecco, grazie. Così schieriamo le mie artiglierie in due parti. Una la mettiamo qui. Quindi scriviamo queste unità un po' più indietro. Bene, poi scriviamo, uniamo queste. Queste due invece le mettiamo qui dietro. Per fare delle riserve, se intervenire a sinistra o a destra. La cavalleria la mettiamo qui. Il generale lo mettiamo qui. E le altre due unità di artiglieria le schieriamo qui. Dato che sono loro ad attaccare, facciamoli avanzare. Ok, ecco troppe nemiche. La mia artiglieria adesso comincerà a sparare contro il nemico. Ha dell'artiglieria, quindi distruggiamola. Devo fare attenzione alla mia cavalleria, quasi quasi provo a mandarli in avanti per danneggiare un po' il nemico. Bene, avanti dai. Niente, non riesco a colpire quell'artiglieria. Quindi attacchiamo la cavalleria nemica. Allora magari riusciamo ad attaccare con questo rilasso in alto. Aspetta una raffica. Ritiratevi. Aiuto. Di botte ne ho preso questo, veloci. So cosa potete fare, ritirarvi. Ottimo, bravi. Quanti ne ho fatti fuori? Però, 5. Il mio artiglieria su in alto riesce a colpirli. Questi due invece li ordiniamo di attaccare altro. Salviamo qui la mia cavalleria, mandiamola su in alto. Le due
state pronti, perché probabilmente dovete combattere contro la cavalleria nemica. Sento che voglio concentrare sul mio punto più debole, che è questo qua. Avanzate. Ok, attaccate la cavalleria nemica che sta avanzando. Preparatevi la carica. Bene. Ok, sono a portata. Fuoco, fuoco, fuoco. Andate in fuga. Mamma mia, l'ho sterminata. Ma dunque come è stata sterminata quell'unità di cavalleria? Qua ce n'è un'altra. Fuoco e mitraglia, questa. Fate fuori l'artiglieria nemica. No, l'artiglieria, la cavalleria nemica. Ok. Fate fuori i lati nemici. Ok, anche mette del nemico, quindi sparate loro. Mia cavalleria intanto vi qua. Proviamo a bersagliare la cavalleria nemica. Ok, il nemico qua è entrato in modalità di combattimento, quindi adesso qui stiamo combattendo. Attaccate qui le unità nemiche. Fatene fuori il maggior numero possibile. Voi intervenite qui, mettetevi qua. Naturalmente così. Lì. E guardate come sta andando lo scontro. Corpo a corpo vogliono fare. Accettiamolo. Qui abbiamo attaccato l'artiglieria, qui adesso interveniamo. Vediamo anche il generale l'attacco. I miei artiglieri qui mi sa che andranno in fuga. Interveniamo lì. Tu continua a sparare. Qua su invece lo scontro sta andando abbastanza bene. Tranne qui. Voi sparate. Ma andiamo con la mia cavalleria adesso. Ecco lì, ancora nemica. Ok. In generale sto provando a dare una mano, però a quanto pare non è molto utile. Caricate qui dietro. Entrate in modalità corpo a corpo e attaccate qui. Voi bersagliate un pochino. Anzi, voi due andate qui giù. Artiglieria, è successo il fuoco. Le mie due unità di... Così due voi allontanatevi. Anche se abbiamo vinto è un'ottima notizia. Qui c'è anche la cavalleria nemica. Andate qua, attaccate. Aiuto. Cavolo, me l'hanno dimezzata. La mia unità è stata dimezzata. E di brutto anche. Troviamo velocemente. Mettetevi qui. Sparate la cavalleria voi intanto. Tanto qui carichiamo l'artiglieria nemica. Questo scuro mi sono andati in fuga, ottimo. Almeno anch'io qualche volta un po' di fortuna. Sono le truppe nemiche andare in fuga in massa anziché le mie.
le due. Togliete questo, mi schierate e sparate. Dove era il generale? Ah, qui nella cavalleria proprio. Ah, non siamo riusciti a evitare l'impatto, quindi carichiamo. Vediamo anche il generale all'attacco. Ok, direi che lo scontro è vinto. Li perdi, non subite, ma non moltissime. Comunque mi conviene continuare un po' il massacro. Bisogna sterminare il maggior numero di soldati nemici. Ma non perché mi piace sterminare i veneziani, ma per evitare di averne troppi dopo, quando dovrò combattere la battaglia di Venezia. Qui ne acceleriamo anche. Ok. Un po' di fuoco amico non ci deve mai stare. Manteniamo il mio generale. Caricate. Mando il mio generale a massacrare un po' il nemico. Ok, adesso qui inizio lo corpo a corpo. Le mie unità sono più avvantaggiate perché hanno le baionette, mentre il nemico no. Infatti lo scontro sta andando molto velocemente a mio vantaggio. Ah, un'unità di picchieri è tornato a combattere. Vedo qui le sparate. Vabbè, sono distrutte, sono in fuga anche loro. Terminiamo la battaglia. Di perdite ne abbiamo causate. Ne abbiamo subite anche, ma molto meno rispetto a loro. Poi io stavo anche riorganizzando le mie truppe, quindi... ne ho subito di perdite, però loro hanno perso quasi tutto l'esercito. Un'ottima notizia. Bene, mandiamo qui. Sviluppiamo questo. Niente di richiesto in Austria. Quindi probabilmente alla fine si ribellerà. E in Baviera. Ok. Bene, vediamo un po' qui, sviluppiamo questo. Miglioriamo un po' la mia economia, che non sto guadagnando moltissimo. Quanto tempo dovrò aspettare per la riorganizzazione? Ancora un turno, forse. Sì, vabbè, aspettiamo un turno. Qui l'esercito veneziano invece ne è uscito completamente a pezzi. Vedete, sono rimaste proprio poche truppe. No, però non è, sono più soldi per riparare molti edifici, neanche per svilupparli. Andiamo anche un attimo alla mia politica. Qui le tasse le rimetto. Meno 2, sì dai, rimettiamole. Attimo, ricordiamo una folla. Quale tasse comunque le lasciamo? 20 di riforme, 6 richieste di riforme. Quindi a questo punto con Conia sviluppiamo un po' di ricerche sociali. No, se invece continuiamo a mettere le tasse, no, meglio non ancora. Scusate. Non mi conviene per niente aumentare le tasse. Sì, lo aumentiamo un pochino per la gente. Ho bisogno di un po' di soldi. Ok. Qui adesso aspettiamo ancora a reclutare un nuovo esercito. Passiamo il turno.
No, aspettate un attimo, prima economia. Niente. Diplomazia, voglio dire. La prossima turno attaccheremo Venezia. Vediamo un po' cosa fa il nemico. Ancora niente. Una buona notizia, a quanto pare la Prussia è molto in difficoltà. Sembra che abbia perso Berlino. Lavoratori in sciopero. Anatolia. Qui reclutiamo dei... questi, per magari calmare la popolazione. Ribellione in Austria, vediamo un po' l'esercito. Niente di allarmante. Riaddestriamolo. Baviera. Provato in sciopero. Ok, vediamo un po' con il mio esercito. Direi che è abbastanza pronto. Oh, e queste truppe dove sono venute? Dove sono sbucate fuori quelle truppe? A quanto pare i veneziani hanno ricreato un esercito. Beh, noi riorganizziamo l'esercito ancora. E questa unità. Rimaniamo a Udine. E direi di passare il turno. Vabbè, rischiamo prima a cacciare lui. Se possiamo risparmiare, ecco. Ok, mi risparmiamo un bel po' di soldi. Passiamo il turno. Non sto succedendo molto, meglio. No, scusate, ho sbagliato. Mi stanno sediando il porto. Mi hanno danneggiato la scuola. Sto recuperando un po' di studiosi orientali, meglio. Ripariamolo. Ribellione in Baviera. Portogallo annientato. Vediamo un po' se in Ungheria si sono calmati. No, togliamo le tasse per sicurezza. Non posso riparare quella scuola. E a Grazia devo ripararla, altrimenti non riesco a fare le tecnologie che voglio. I veneziani qui stanno reclutando nuove truppe. Ripariamo il porto. Ok. Il mio esercito qui lo tengo pronto per attaccare i persiani. Non hanno un granché di esercito. Boh, direi di passare il turno. Cos'è? Studioso orientale. Ok, così ci dovrebbe impiegare meno. Quando sono usciti la riparo. Ripariamo la caserma militare. Boh, direi di passare il turno.
una volta finito questo turno, almeno una volta passato il turno, interrompo questo nuovo capitolo. Ecco qui, la seconda battaglia di Udine. Battaglia che però non combatteremo adesso, ma combatteremo nel prossimo episodio, perché abbiamo già combattuto una, mi sembra giusto tenere la seconda per un altro evento. Comunque qui è tutto dal vostro Gran Vigore, ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti!